Quando cazzo, io qua, non è fatto.
prima ripresa. Okay.
Vince questo incontro per RSC Referee Stop Contest a 2 minuti e 56 secondi della seconda ripresa. L'arco rosso, Alejandro D'Agostino. Non sarebbe stato possibile organizzare questo evento senza il sostegno del main sponsor, dello sponsor unico di questa manifestazione, la Banca Popolare del Cassinate, che sostiene lo sport nella città di Cassino. Ricordiamo che è il main sponsor anche del basket Cassino e che sostiene il Cassino Calcio, nonché, come abbiamo già detto, il Memorial Pietro dedicato. Abbiamo qui con noi e lo invitiamo sul ring il direttore generale dottor Nicola Toti. Nicola, abbiamo qui con noi il sindaco di Cassino, dottor Enzo Salera, e ringraziamo l'amministrazione comunale di Cassino per la Federazione Pugilistica Italiana, Comitato Regionale Lazio per la provincia. Sul ring, insieme all'organizzatore della serata, Luciano Delicato, anche la signora Anna Rita, che ringraziamo per essere qui con noi. Questa è una serata in memoria dell'indimenticato Pietro. Ecco che ci ha raggiunto il sindaco. Salutiamo il signor Clodomiro Murolo, e ora vorrei dare parola e microfono a chi ha vissuto. Luciano è qui con me, ovviamente lo può testimoniare, Luciano lo può testimoniare con me, ovviamente la signora Anna Rita. Luigi Capogna ha vissuto intensamente Pietro Delicato sia come pugile che come amico, quindi chi meglio di lui per parlare dell'indimenticato Pietro Delicato. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio la famiglia Delicato innanzitutto per questo Memorial, il quinto, e spero che ce ne siano ancora altri, perché il ricordo di Pietro è indelebile in tutti gli sportivi, in tutti i simpatizzanti di questo sport, e in modo particolare anche per l'uomo, il padre e il marito esemplare, che seguì un tragitto sportivo interrotto per l'amore di una ragazza che poi era vostra madre, perché davanti a Pietro si erano aperte le porte della... Un saluto particolare alla signora Delicato, perché per colpa sua, io dico, però anche per merito suo, ben 8 figli che sono una gioia. L'unico rammarico per me è che Pietro dovette abbandonare all'epoca, per l'amore di questa bellissima signora, il pugilato, perché si era avviato e aveva partecipato già alle selezioni preolimpiche, aveva combattuto con la maglia della nazionale italiana 3 incontri, tutti vittoriosi, e dobbiamo ricordare anche
durante il periodo post bellico, la seconda guerra mondiale, che ha colpito duramente queste nostre terre, lui si vide costretto di rifugiarsi a Frosinone, dove cominciò a frequentare la palestra dell'indimenticato Donato Di Mauro. Dopodiché abbandonò la palestra di Frosinone e si sposò a Roma. L'Audace cerca di suggerirne la storia, il figlio Luciano, ma dovete sapere che ho avuto l'onore anche di tracciare la biografia del grande Pietro, e questo per me rimane un onore. Stavo dicendo, per concludere, che poi appese anzitempo i guantoni al fatidico chiodo e cominciò a fare prima l'autista e poi l'operaio con la ditta che faceva la bonifica delle nostre zone qui, prima di diventare un dipendente del comune, quindi è stato anche un dipendente comunale esemplare. Ma io so anche che è stato un ottimo musicista e faceva parte della banda di Cassino. A tal proposito io vorrei invitare il signor Rivieccio, che con il quale mi sono incontrato giorni fa, e lui ha dedicato una canzone al nostro indimenticato Pietro. Quando gli ho parlato ho raccolto questo mio invito e adesso vi faremo anche ascoltare questo inno a Pietro. Io lo farei quasi subito praticamente, così c'è poi il testo di questo, è arrangiamento e parole di Donato Rivieccio. Tutta Cassino ricevette lustro dai vittoriosi incontri sul quadrato, nel ring lui splendeva come un astro e gli avversari andavano a tappeto. Per tutti gli sportivi Pietro è nella storia, si onora nei convivi, che Dio lo abbi in gloria. Giorno di sera il suo riferimento, lo stile invece era originale, la boxe rude mai in quel portento, era celato un giglio virginale, perciò per tutti fu un gigante uomo, fu anche musicista nella banda, nell'anima prevale un dolce suono, il fisico e la grinta che comanda. Per tutti i cassinati Pietro un monumento, il voto dei giurati da 1 a 10 e 100. E allora il primo Pietro dedicato. Rivieccio, di questo regalo che ci hai fatto a tutti noi sportivi e in modo particolare a Pietro, i familiari, gli amici e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, grazie. Voglio l'occasione anche brevemente per ricordare anche un compagno di giochi di Pietro Delicato, e che era Totò Ruscillo, che ha costruito questo complesso. A nome di tutti gli atleti che hanno calcato questa sera il ring, che praticano tutti i giorni il pugilato e che attraverso il pugilato cercano di realizzare i propri sogni, e spesso ci si riesce solo assorbendo a quello che sono i doveri del vero pugile, lealtà, correttezza e l'abbraccio finale dopo un combattimento. Nello stesso tempo hai fatto bene a ricordare i legami, l'amicizia con il dottor Ruscillo, anche da questo grande amico. Io voglio dire che 2 anni fa, come consigliere di opposizione, avevo proposto l'integrazione del campo del Colosseo a Padre Ruscillo, perché noi siamo spesi per questo. Adesso abbiamo, sicuramente lo faremo, adesso che siamo sindaco, perché sono stato ostacolato dalla maggioranza, ma dobbiamo
Grazie sindaco. Adesso no, la Banca Popolare, il dottor Todi. Stili Pastorini, accompagnato con me Alfredo Campitelli, Davide Ucci. Dottor Glori, all'angolo rosso per il GS Training Box di Cassino, accompagnato sul ring dal team Cucciarone e Rotondo, Valerio Delicato. Ricordiamo che questo è un incontro tra pugili e elite, quindi tre round da tre minuti senza l'uso del caschetto. Ma è stato un
seconda ripresa. Hai capito? Non ti ci metti a scambiare, non vende quel gancio destro, capito? A te, copio del viso, vale. Ripeto, avremo una decisione tecnica ai punti
fino allo stop decretato dall'arbitro signor Vincenzo Mocenina. Match insertato Bucci di senior 88.